Oggi vi portiamo una notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo e ha generato sorpresa e preoccupazione tra i fan. Paola Perego, la rinomata conduttrice televisiva, è stata sottoposta a un intervento chirurgico di grande importanza per un tumore al rene. L'annuncio è giunto inaspettatamente attraverso il profilo Instagram di Paola, direttamente dall'ospedale dove è stata operata. La conduttrice, 57 anni, ha rivelato di aver subito una nefrectomia parziale con l'asportazione di una parte del rene per affrontare una neoplasia. Nel post ha ringraziato il professor Gallucci e il suo team per l'intervento, sottolineando l'importanza della prevenzione e quanto questa possa essere vitale per salvare la vita. La nefrectomia parziale è un intervento chirurgico che prevede la rimozione di una parte del rene affetto da patologie. La procedura è comune per il tumore renale che non si è diffuso in altre zone del corpo. Di conseguenza vengono estratte le cellule tumorali del rene e viene garantita la preservazione della restante parte renale. Un procedimento delicato, ma sembra che l'intervento sia andato bene. La notizia ha colto di sorpresa i suoi numerosi fan, soprattutto perché l'annuncio è arrivato poche ore dopo l'ultima diretta domenicale di Citofonare Rai 2, in cui Paola era apparsa come di consueto, senza dare alcun segno premonitore della sua malattia. Paola Perego, attualmente in fase di convalescenza, ha utilizzato il suo momento difficile per sensibilizzare i suoi seguaci sull'importanza dei controlli regolari per una diagnosi precoce delle patologie. I messaggi di auguri da parte di colleghi e ammiratori non si sono fatti attendere. Simona Ventura, sua compagna di avventura in Citofonare Rai 2, gli ha inviato parole di incoraggiamento, seguita da Ezio Greggio, Mara Venier, Lorella Cuccarini, Paola Turci, Carmen Russo, Elisabetta Gregoraci e molti altri. La forza e la determinazione di Paola Perego in questo momento difficile sono evidenti e l'affetto che le è stato dimostrato testimonia quanto sia amata e rispettata nel mondo dello spettacolo. Stiamo tutti sperando in una pronta guarigione per questa icona della televisione italiana. Grazie per la visione, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, resta con noi per futuri aggiornamenti e ricordati di iscriverti al canale per supportarci. Al prossimo video!